Oggi ci troviamo nel centro di Napoli, siamo su Via Caracciolo e sta per prendere il via il Napoli Racing Show. Ma Matteo, noi di EQTV, che ci facciamo qua? Già, che ci facciamo vicino alle Ferrari, alle Lotus, alle Lamborghini? Beh, perché tra i vari box ce n'è anche uno dove invece c'è Brezza di Ucra, la cavalla che parteciperà al prossimo Gran Premio Lotteria, la cavalla di Gennaro Riccio, che è proprio qui accanto alla gente che passa, la accarezza e fa conoscenza con questo splendido animale. Dunque un box ricco di fieno con gli artieri che la preparano, perché sta per cominciare il giro d'onore di Brezza di Ucra, che lancerà il guanto di sfida proprio sul lungomare Caracciolo, un guanto di sfida per il prossimo Gran Premio Lotteria. Questa è l'iniziativa di marketing creata proprio per rendere più partecipe la gente al grande evento cittadino, un evento che seguiremo insieme, ma intanto oggi gustiamoci questa bella giornata napoletana. Gennaro, che emozione è? Sai, bella, una bella cosa, hanno fatto un'iniziativa importante in un giorno così importante di Napoli, è la Racing Show, quindi c'è tanta gente, la cavalla se lo merita perché le ultime quattro corse le ha vinte tutte e quattro e detendiamo questo titolo di lotteria, speriamo bene che non c'è due senza tre, però sai, sono corse, sono cavalli, quindi quello che vogliono loro, dai. A proposito di questo, hai un doppio impegno il primo maggio, perché avrai lei e ovviamente avrai la carta pesante Vernissage Griff. Da napoletano, che emozione è cercare il terzo lotteria come fu Baren? Guarda, ti dico la sincera verità, io sono uno che non programmo tanto le cose, il cavallo già mi ha vinto due lotterie, quindi già posso essere un napoletano fortunato, doc, non lo so, cioè, però per uno spignizio napoletano, nato lì ad Agnano, oltre 30 anni di lavoro, tutta la mia vita e tutta la mia passione l'ho messa nei cavalli, quindi automaticamente rivincere un'altra lotteria credo che ha fatto la storia, sarebbe un continuo di una favola, no? Anche perché l'anno scorso ti ricordiamo, insomma, nei festeggiamenti in pista eri emozionatissimo. Ma sai, lotteria è una cosa che tu sogni da piccolo, il primo giorno che entri nell'ippodromo di Agnano, poi riuscirlo a vincere è un'emozione molto grande, poi rivincerlo ancora di nuovo ti dà ancora più emozione, quindi grazie a Vernissage, grazie a tutto il team che ci sta vicino al cavallo, è una cosa molto pesante, però ormai mi sono mezzo abituato, quindi speriamo bene. Senti, per Napoli quanto è importante il lotteria Agnano? Per la città, si sente? Certamente, è una cosa che si è sempre sentita, sempre. Cioè, più passano gli anni, sai, non è che c'è quella gente come c'era l'affluenza di 10-15 anni fa, però adesso stanno facendo qualcosa per cercare di organizzare tutte queste persone. E vincere la lotteria, vincere il maschio angioino, oggi è una cosa stupenda, è un simbolo di Napoli, quindi è il top del top. Cioè, io ho vinto in Francia, ho vinto in Svezia, ma vincere a Napoli è un'emozione unica. Senti, invece sfilare con Brezza fra poco in mezzo a tutte queste persone, che emozione è? No, sai, è una bella cosa, i D'Angelo hanno fatto questa iniziativa stupenda, la cavalla si merita questo palcoscenico perché anche lei va forte, cioè Vernissage è un campione, lei anche non è che demorde le sue corse, infatti ha vinto quasi tutte le quattro corse finali, è un'emozione bella, sai, alla tua città dove sei cresciuto, dove hai vissuto l'infanzia e poi oggi sfidi con una cavalla, è una cosa bellissima. Capri sullo sfondo e il pubblico in estasi sulle tribune rivolte verso l'azzurro dell'acqua. Una Monte Carlo italiana che per un giorno è tornata in vita e che ha fatto da cornice al primo lancio del Gran Premio Lotteria 2024. L'operazione di marketing riuscita, a giudicare dai commenti di adulti e bambini in fila per un incontro speciale con la nipote di Baren. Due carezze e una campionessa, che ricordo vi porterete da questa esperienza? Allora, io sicuramente ho un bel ricordo, ma penso che il ricordo più grande e indelebile lo porterà lei. Lei che vive di questo, quindi diceva mamma, ma capisci oggi chi conosceremo? E l'abbiamo conosciuto, quindi penso che sarà veramente un ricordo indimenticabile. Ti è piaciuta? Sì, tantissimo. Le hai dato delle carezze? Sì, sì, tante e anche una carotina. Beh, era l'obiettivo della giornata, perché io ho la piccolina, che è una piccola amazzone, vive di cavalli e quindi non potevamo venire qui, conoscendo le sue origini. E quindi è un'emozione grandissima e non vedevamo l'ora, vero?
Come vi sembra il cavallo? Mi sembra... È molto bella, molto bella, degna erede di Varenne. Molto bella, veramente una grande emozione. Oltretutto ci dicevano che parteciperà al Gran Premio Lotteria di Agnano, quindi consiglio a tutti di venire, anche a chi non ha la passione per i cavalli, anche perché dicevano che ci sarà animazione, giochi per bambini, quindi sarà sicuramente una bella giornata, si prospetta una bella giornata. Ecco, un evento di promozione, anche questo serve per aiutare la vicinanza con i cavalli. Assolutamente sì, e non c'è cosa più bella di uno sport come quello dell'equitazione, il contatto con i cavalli e lo stare all'aria aperta, a contatto con la natura, è veramente formidabile. Quindi io consiglio a tutti di venire, noi ci andremo. Infatti ecco qui, mi hanno dato anche questo qui, l'invito. A mezzogiorno l'artiere prepara Brezza di Ucrà per il giro in pista, un primo passo sulla strada del Gran Premio più ricco d'Italia. Dentro a box intanto l'atmosfera si fa elettrica, come prima di una corsa. La tensione abbraccia tutti, non la cavalla, imperturbabile, anche quando il rumore dei motori diventa assordante. Come sta la cavalla? Come si presenta? La cavalla va benissimo perché viene da 4 prestazioni, 4 primi e sta correndo alla grande. Spero di fare una bella figura. Comincia a salire la tensione in vista del primo maggio. Tanto, la notte già si dorme poco. Si dorme poco, immagino. Che cavalla è lei? Ora siamo qua in mezzo a tantissime persone, le macchine e non muove un orecchio. È una cavalla bravissima, se no qui sotto non poteva stare. Senti, ci stava. No, immagino di no. E la sfilata ci sarai tu a fianco a lei con Gennaro? Sì. L'accompagno io. Tu sei proprio l'uomo di Brezza d'Ucrà. Sì. La faccio io dall'inizio, da quando è arrivata da me. E l'hai migliorata tantissimo. L'ho sempre trattata io, la cavalla non la faccio toccare a nessuno, molto geloso. Poi il momento arriva e per il pubblico dei motori l'insolito spettacolo di un cavallo in pista diventa richiamo e stupore. Brezza di Ucrà e Gennaro Riccio sfidano sicuri sul tracciato, senza pit stop, con tanta benzina in corpo. Dalle tribune si alza un applauso che sa di apprezzamento. Sì, siamo presenti perché ci teniamo a portare l'Ippica al di fuori dei confini alla quale è stata relegata. È uno sport meraviglioso, i cavalli sono fantastici e venite a lotteria e avrete occasione di vedere anche le macchine da corsa, oltre che i cavalli da corsa più forti del mondo. Una meravigliosa occasione di marketing, questa qui è un'idea brillante che è venuta per promuovere ancora l'Ippica. Sì, cerchiamo di fare del nostro meglio e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi possibili. È un prologo del lotteria del primo maggio, in questa edizione quali sono le grandi novità e che cosa ci si aspetta? Aspettiamo un grande spettacolo, fanfara dei carabinieri, macchine d'epoca, sfilata delle auto, sfilata dei guidatori e i migliori cavalli d'Europa. Speriamo in un successo italiano. Non solo Brezza di Ucrà, ci sarà vernissage Griff dello stesso proprietario e poi tanti altri campioni. Poi abbiamo anche ovviamente la lotteria devolverà alla ricerca della Sbarro Association una parte del contributo. Ci sarà il contributo poi di tanti sponsor, quindi anche Galleria d'Italia, Intesa San Paolo, quindi speriamo bene, cioè sono tutti i presupposti per poter fare ogni anno un qualcosa di meglio. Presenti anche oggi alcuni rappresentanti dell'UET, insomma anche l'estero che guarda con particolare attenzione questo Gran Premio. L'estero lo guarda con attenzione e anche con invidia, perché noi abbiamo tutto, abbiamo i cavalli, abbiamo questo panorama, abbiamo una città come Napoli, abbiamo la possibilità di avere operatori di grandissimo spessore e un'organizzazione che fa invidia al mondo intero con una povertà alla fine di risorse, perché noi alla fine siamo abituati a gestire con poche risorse e a ottenere i massimi risultati. Questa manifestazione rievoca un gran premio che esisteva negli anni 60 a Napoli, quello di automobilismo, mentre adesso il Gran Premio di Agnano invece per quanto riguarda il trotto è una realtà sempre presente. Sì, certo, quest'anno le auto sono tornate qui a Napoli ed è una cosa molto bella, perché le auto da corsa hanno fatto la storia qui in Campania e i piloti napoletani sono stati i più conosciuti nel mondo. Anche il MASAF ha voluto accompagnare l'evento con la presenza del direttore generale per l'Ippica Remo Chiodi e con quella di Stefano Sedia, coordinatore del Trotto, che parla di progetti e suggestioni. Di un evento del genere il Ministero risponde sempre in prima linea e poi, consentitemelo, per me in lotteria ha un fascino tutto particolare da napoletano.
Questo evento serve per promuovere il primo maggio, il Gran Premio Lotteria, anche lì c'è grande attesa. Sì, cavalli e motori, cosa c'è di meglio? Una giornata del genere porta sicuramente nuovo pubblico appassionato, con la speranza che il primo maggio se ne cada l'ippodromo come nei tempi d'oro. Brezza di Cras sfilato insieme alle auto, grandi applausi, sono stati distribuiti anche dei biglietti omaggio per il Gran Premio Lotteria, si aspetta ora una buona affluenza lì. Io dico sempre che Lotteria, il Gran Premio Lotteria è uno degli appuntamenti in cui la città ha sempre risposto e risponderà sempre alla grande. Certo, invitarne ancora di più, soprattutto i ragazzi, non può che far bene al rilancio dell'Ippica che il nuovo corso del Ministero sta cercando di fare con un impegno impressionante. Tutto questo in un contorno veramente idilliaco, perché in una giornata di sole come questa, il mare alle spalle, questa città offre davvero uno spunto meraviglioso. Vabbè, con me fai un gol troppo facile, perché da napoletano questo lungomare per me ha un fascino tutto particolare, non può essere altrimenti. Così come l'ippodromo di Agnano, nella conca meravigliosa di Agnano, che non tutti sanno era un lago una volta, che per me è l'ippodromo più bello e affascinante che esiste. Riportare le famiglie negli ippodromi, questa è una delle mission anche del Ministero, in generale di tutto il mondo ippico. Agnano è uno dei grandi appuntamenti, ma ce ne sono altri, insomma si sta seguendo una linea di cavalcare proprio i grandi eventi. Sì, ma è una priorità del nuovo corso del Ministero, di riportare la gente, i ragazzi, gli adolescenti, non ultimo il Palio delle Regioni, fatto proprio sui ragazzi, sugli adolescenti e sulle famiglie. I motori si spengono, Brezza di Cras torna a casa. Resta il ricordo di una giornata particolare sul lungomare di Napoli, che ha coinvolto anche tanti volti noti. Da un posto al sole a una giornata assolata con Brezza di Cras, questo cavallo dietro le spalle, ma lei viene da una gara appena conclusa di automobilismo. Sì, com'è andata? Lasciare il lungomare dove ci sta questo circuito meraviglioso, che speriamo rimanga un appuntamento per Napoli, perché questi sono gli eventi che cambiano un po' la faccia di un turismo che, ringraziando a Dio, ha raggiunto il 90% di presenze, per cui più offriamo di cose belle. Lascio qui questo circuito per passare subito da Agnano, mi vado ad allenare, casco e tuta ce li ho, perché poi c'è il Gran Premio Lotteria e tu lo sai, quando io vedo la bandierina parto, è più forte di me. Ecco, questa è un'iniziativa proprio per promuovere il Gran Premio Lotteria, per invitare la gente a partecipare alla giornata evento del primo maggio. Venite con i bambini, l'atmosfera è serena e giocosa, ci sono anche delle distrazioni per i bambini come ogni anno, si mangia, si beve e si sta in famiglia, si vede un grande evento sportivo, cavalli di una scuola napoletana, poi abbiamo delle scuderie qui a Napoli, non faccio nomi ma ce l'ho qua vicino, che stanno generando poledri meravigliosi, insomma sarà una soddisfazione, arriva un cavallo mio amico da Parigi che farà in lotteria, insomma ci vediamo là. Ha invitato anche i colleghi VIP della gara? Ma stanno ancora piangendo, li ho mortificati, credo che non vorranno vedermi per un po'. Credo che questo sia il clima perfetto per dare il benvenuto a chi bacia Napoli per la prima volta. Allora, speaker di Radio Marte, ma il primo maggio sarai a Lotteria, sarai uno dei presentatori del Lotteria. Che emozione è? Ma è incredibile, tra l'altro è sempre una sfida, perché presentare un evento internazionale, sportivo, mondano e che ha tutte le caratteristiche insieme non è una cosa semplicissima, e non per farla pesante naturalmente, è proprio l'emozione di dover dare poi voce ai vari aspetti di un evento come quello sportivo, il momento musicale, il momento sociale, il momento emozionale, perché magari c'è una sfilata di un cavallo a cui gli appassionati di ippica vogliono un gran bene, quindi sono sempre ultra disponibile e molto molto concentrato a presentare quello che è uno sicuramente degli eventi più importanti per la città di Napoli e per l'Italia ippica intera e non solo. La prossima tappa il primo maggio sul circuito di Agnano. Allora Matteo, siamo sul lungomare Caracciolo a Napoli e oggi si è ufficialmente aperta la febbre per il 75esimo Lotteria di Agnano.
Sì, abbiamo visto Brezza di Ocra nel suo box vicino al box delle auto, quindi un cavallo vicino ai cavalli dei motori, c'è stata grande partecipazione di pubblico, tutti ad accarezzare la campionessa targata Gennaro Riccio e poi il lancio della lotteria, sono stati distribuiti dei biglietti omaggio per il Gran Premio, dunque ci si attende tanta gente, questo è un modo per promuovere l'Ippica, Elena. E allora noi vi diamo appuntamento al 1° maggio, Ippodromo Magnano, 75° Gran Premio Lotteria. Non mancate!